Host 2021, la fiera della ripartenza continua. Ci troviamo allo stand di Evoca Group, proprietaria dei marchi Gaggia, Saico, Evoca e tanti altri. Siamo in compagnia di Andrea Bonomi, il responsabile marketing del comparto Horeca. Andrea, finalmente ci vediamo da vicino, in presenza. Sì, devo dire è veramente il caso di dire finalmente, perché dopo 18-20 mesi di sofferenza, perché dobbiamo usare i termini corretti, siamo qui in presenza, abbiamo rincontrato dopo tante call, Skype, Teams, tutti i nostri clienti. Credo che avremo incontrato più di 100 clienti di persona finalmente di fronte alle nostre macchine. Insomma, una bella ripartenza dal punto di vista professionale, ma veramente, ed è proprio il caso di dirlo, anche dal punto di vista umano. Assolutamente sì, infatti pensavo esattamente le stesse parole mentre le pronunciavi. E dunque, diamo loro conto di cosa state proponendo e riproponendo al pubblico nel corso di Host 2021. Sì, diciamo che in questi 18-20 mesi, tra l'altro, non ci siamo mai fermati e devo dire che Evoca ha continuato a investire, sviluppare prodotti, e quindi qui vediamo un po' i risultati concreti. Partiamo ovviamente dal marchio Gaggia Milano, e nel comparto tradizionale la grossa novità che presentiamo qui è la macchina Ladea, che è una macchina diciamo compatta, un gruppo che si riferisce, diciamo, è destinata a quello che possiamo definire small Horeca, quindi piccole locazioni dove si cercano macchine compatte ma di elevato design e prestazione a livello di qualità in tazza. Non solo questo, abbiamo presentato anche un nuovo macina dosatore G5, che ha delle caratteristiche molto interessanti, un design realizzato in collaborazione con la Bonetto, con cui abbiamo lavorato per altri progetti come la Reale, e molto bello, che ha delle funzioni interessanti, non solo on demand ma anche pre-macinatura, che è un nostro brevetto molto importante che avevamo su altre apparecchiature. Altre macchine, ad esempio abbiamo la Decisa, che non è una novità in assoluta, ma con cui abbiamo fatto una campagna che si chiama Gaggia per l'Italia, di cui abbiamo parlato e sentito parlare anche in altri momenti, dove di fatto abbiamo così cercato di dare il nostro contributo, non a parole ma in modo concreto, per far ripartire un po' il settore. Ci sembrava dovuto con un marchio come Gaggia. E tradizionali, ma non solo, abbiamo le super automatiche che presentiamo sotto brand Gaggia Milano. La novità principale è la Solare, che ha vinto anche lo Smart Label Award, quindi un premio piuttosto prestigioso che ci fa piacere, della fiera Host, anche in collaborazione col Politecnico di Milano. E non dimentichiamo poi i nostri brand Visa, Creme e Futurmart per le tradizionali, che completano la nostra offerta in tutti i segmenti. E direi senza dimenticare la vostra ammiraglia, la regina delle macchine, che è proprio alle nostre spalle, la Reale. Assolutamente, è qui dietro di noi, e tra l'altro è stata protagonista con nostro barista trainer Ruber Sanz di una serie di eventi in cui ci siamo sbizzarriti. A tale proposito, magari ci beviamo anche un caffè speciale. Sì, mentre allora Ruben ce lo prepara in modo molto cortese, quali sono le caratteristiche principali di questa macchina? Facciamo un brevissimo riepilogo. Sì, direi innanzitutto un design che, vabbè, si spiega un po' da solo, ma veramente particolare, molto ricercato, e indubbiamente devo dire dopo diciamo 2 anni che abbiamo presentato la macchina, i clienti ce l'hanno davvero confermato. Multiboiler, tecnologia multiboiler, quindi possibilità di tarare ogni gruppo con una temperatura dedicata e molto stabile, ma soprattutto la tecnologia DFC, Dynamic Flow Control,
che consente di ottenere un profilo specifico per ogni estrazione, quindi personalizzare proprio il gusto del caffè, dando così aromi diversi per mercati e utilizzi diversi. Ecco, nel frattempo il buon Ruben è stato davvero gentilissimo a preparare due tazze di caffè eccellenti. Amici, io vi lascio con un buon caffè erogato da La Reale della Gaggia. Grazie Andrea. Grazie, grazie a te, grazie a tutti e buona ripartenza di settore di Horeca e buon caffè a tutti. Buona ripartenza. Grazie.